Ma nel momento in cui il consulente che conosce la materia comprende le attitudini, i prodotti, soluzioni impiantistiche e capisce che Mozzanica è un'azienda capace di offrire a 360 gradi delle soluzioni anche innovative, a questo punto è lui il primo nostro venditore. È per questo che è importante essere, avere le soluzioni, perché se sei uno come tanti altri, i professionisti non hanno nemmeno bisogno di chiederti qualcosa. Le soluzioni, i prodotti innovativi che abbiamo e soprattutto collochiamo le nostre referenze, quindi dove, come abbiamo affrontato determinate problematiche, ed ecco che è il consulente, il tecnico che spesso si permette magari di suggerirci alle imprese, quindi ai clienti finali, come partner. Buongiorno, di aziende che si occupano di sicurezza antincendio, ce ne sono talmente tante, centinaia, ma di aziende che riescono a garantire elevati standard qualitativi di servizio e di lavorare anche nelle condizioni, nei mercati più complessi, più difficili, ce ne sono davvero poche. Una di queste che può dire moltissimo sul mercato è quella che ti presento oggi, Mozzanica, un'azienda storica che sta crescendo tantissimo in questo mercato con tantissima qualità e che ricerca oggi dei consulenti commerciali, dei commerciali venditori, ma anche agenti di commercio che sono interessati a portare nel mercato soluzioni davvero di altissima gamma, di dare sempre una risposta a un mercato esigente, soprattutto facendolo con un'azienda che ha tantissima esperienza. Ti racconto di questa azienda attraverso un'intervista che ho fatto con il direttore vendite che ci racconta il perché oggi per te, se apri in questo settore, dovrebbe essere interessante valutare una nuova collaborazione con questa azienda. Buona intervista. Sei un agente, venditore, un professionista della vendita? Benvenuto su tuoagente.com, dove ogni settimana intervistiamo per te le migliori aziende con cui collaborare. Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere in anteprima tutti i video dedicati al mondo della vendita. Buongiorno a tutti, oggi ho il piacere di avere Paolo Ferrari, responsabile vendite di Mozzanica. Benvenuto Paolo. Grazie, grazie Mattia. In questa intervista ci piacerebbe raccontare quello che vi ha portato a avere questi numeri, quindi siete un'azienda già con un posizionamento di mercato molto importante, però ti chiedo Paolo, cosa fa esattamente l'azienda per cui lavori, Mozzanica, dov'è specializzata, soprattutto a chi vi rivolgete e quali soluzioni portate al mercato? Bene Mattia, grazie per l'introduzione. Beh, è stato un lavoro lungo. Mozzanica è un'azienda che ha la sua storia, 30 anni di storia, e ha costruito, diciamo, la sua credibilità attraverso un periodo dove ha svolto un ruolo soprattutto di partner nell'ambito di manutenzione, per poi collocarsi invece insomma, tra le aziende leader nel settore. Anche nell'ambito delle soluzioni per il raggiungimento di obiettivi di sicurezza nell'ambito antincendio. Quindi Mozzanica è un'azienda che sviluppa, progetta soluzioni nell'ambito dell'impiantistica antincendio, offrendo tutto un servizio post vendita, pertanto un servizio di service su apparecchiature e impianti antincendio. L'ultimo periodo è stato dedicato anche all'implementazione di altre aree di business. Nell'ambito, per esempio, per gli addetti al settore della protezione passiva, comunque tutti gli interventi nell'ambito del building per raggiungere gli obiettivi di resistenza a fuoco di strutture. Successo è una parola che vuol dire responsabilità, di fatto, diciamo così, è legata a un processo nel quale Mozzanica, ha iniziato a svolgere proprio un ruolo di partner. Di partner e di consulente. Pertanto ad oggi noi, anche affiancandoci a degli studi tecnici e quindi a dei consulenti di prevenzione incendi, aiutiamo le aziende a raggiungere i loro obiettivi nell'ambito proprio dell'ottenimento della scia antincendio, quindi il certificato che garantisce, diciamo così, al titolare di aver raggiunto dei requisiti di sicurezza per le persone e per la propria azienda. Quali sono i settori dove operate in particolar modo? Quali sono le aziende a cui vi rivolgete? Beh, abbiamo fatto delle scelte, anzi, queste scelte partono da lontano, quindi non è un qualcosa che è stato affrontato, diciamo, nell'ultimo periodo. Abbiamo scelto un mercato di riferimento, quindi operiamo nelle aziende manifatturiere, con adeguamenti, diciamo, delle linee di produzione ad alto rischio. Lavoriamo nell'ambito farmaceutico, dove ovviamente ci sono i rischi maggiori per l'utilizzo di sostanze pericolose.
così come nell'ambito logistico, dove abbiamo anche dei sistemi anche innovativi che ci contraddistinguono, legati per esempio ai sistemi di riduzione d'ossigeno. Abbiamo lavorato moltissimo con delle server farm, pertanto degli hub dove sono contenuti dei server che necessitano di un grado di di protezione elevato. C'è una divisione che opera per esempio nell'oil and gas, anche se nello specifico magari non è l'obiettivo della ricerca in questo momento anche della nostra rete di vendita. Operiamo nel settore chimico, perché anche come nel settore farmaceutico c'è il rischio più elevato, quindi, ma c'è anche la diversificazione proprio del mercato, quindi non tutte le aziende possono lavorare in questo ambito per le competenze che sono necessarie anche di tipo poliedrico, quindi conoscenza della produzione, della parte di produzione, della parte di prodotto. E per ultimo l'azienda opera nel settore navale con un'unità di business che opera a Miami, pertanto abbiamo subito anche un processo di internazionalizzazione, pertanto insomma cerchiamo di difenderci su dei settori dove le competenze sono sicuramente al primo posto. Sono queste competenze, l'altissima specializzazione e la qualità con cui lavorate poi i motivi per cui i vostri clienti continuano a fidarsi a voi nel corso degli anni alla fine? La competenza non è soltanto dell'ufficio tecnico, l'ufficio tecnico interno che abbiamo per esempio, ma arriva fino a proprio al manutentore che poggia le sue mani sui componenti di piante antincendio, ma è pronto a rispondere ad esigenze normative, quindi essere anche colui che risponde per esempio agli enti assicurativi che magari fanno degli audit, quindi le competenze ai massimi livelli a tutti i livelli. Certo. Voi adesso state crescendo, state cercando nuove collaborazioni con figure commerciali molto trasversali a livello di configurazione e quindi con professionisti della vendita, Quali sono le caratteristiche che state cercando nei venditori, negli agenti, nei consulenti commerciali che vorreste dare il benvenuto in squadra di Mozzanica? Sappiamo che è un mercato selettivo, perché queste famose competenze fanno parte di un processo di crescita professionale legato proprio alla competenza, che in qualche maniera fa sì che questa sia una vendita spesso tecnica. Crediamo però che sia molto interessante cercare dei partner, degli agenti monomandatari o plurimandatari, che abbiano proprio lavorato in questo settore di riferimento. Quindi è ovvio che cercheremo delle figure specializzate che lavorano già nel nostro settore, quindi nel settore antincendio, ma ci interessa molto lavorare con figure che lavorano nei settori dove noi lavoriamo di più, quindi nel settore chimico, farmaceutico, dove magari si siano occupati dello sviluppo commerciale nell'ambito di vendita di servizi o di prodotti legati proprio a questo mercato. Perché? Perché conoscono probabilmente già i nostri interlocutori. È importante già per noi arrivare con dei professionisti che abbiano già un pacchetto clienti, che possono già operare da subito col nostro supporto. Perfetto, già in sovrappressione stiamo vedendo in questo momento le zone dove siete già visibili e presenti sul mercato, che sono le zone rosse, e in grigio e nero vediamo in questo momento le zone dove voi state cercando di creare il presidio commerciale, quindi espandere la vostra competenza anche in queste aree. Ti faccio un'altra domanda, Paolo: cosa trova in Mozzanica un consulente commerciale, un venditore, un agente entrando nella vostra squadra? Quali sono i valori che faranno sì che questa persona trovi soddisfazione e ci possa prendere veramente delle soddisfazioni lavorando con voi? Ma allora, mi sono occupato di vendita diretta, inteso dire che ho questo ruolo, ma ovviamente prima ero in campo, sono ancora tuttora in campo. E io odio quando il cliente mi fa delle domande e l'azienda non riesce a dare delle risposte sul servizio, sui tempi, su un quesito tecnico. Quello che ho trovato già arrivando anch'io sono in Mozzanica da qualche anno, non da 15 anni o 30 anni, ma il tempo sufficiente per capire che a tutti i livelli ogni persona all'interno della struttura ha degli obiettivi precisi e sa che chi è fuori, cioè il venditore, deve essere supportato. Pertanto, cosa fondamentale, visto che il nostro lavoro noi lo sappiamo fare, inteso dire i professionisti della vendita sanno già vendere, la problematica è quando dall'altra parte il cliente
esige delle risposte di tipo tecnico, di tipo logistico, e che ovviamente molto probabilmente il commerciale non è in grado di fornire. Ecco, in quel momento noi siamo un'azienda fortemente spinta al supporto della parte vendita, quindi c'è una struttura che supporterà la forza vendita nell'agevolarlo nelle attività di sviluppo. Ti posso chiedere una cosa, Paolo? Perché un bravo venditore che ha queste caratteristiche, quindi non solo opera nella zona che abbiamo appena visto, ma ha già un'esperienza nel mondo dell'antincendio, di quello che è il vostro mercato, perché dovrebbe entrare nella vostra squadra? Quali sono la sostanza che voi date ai vostri venditori per essere efficaci nel mercato e portarsi anche in casa delle ottime soddisfazioni? Bene, allora, il venditore è una risorsa per l'azienda e come tale deve essere supportata, quindi c'è una struttura tecnica che supporta tutta la rete vendita, pertanto il commerciale non deve essere preparato tecnicamente al 100%, perché è un percorso, poi dopo più lo diventa nel tempo più è anche autonomo, ma sicuramente c'è uno staff di persone che supporta rete vendita nel trovare soluzioni, nel dialogare col cliente, nell'accompagnarlo e anche nel trovare e rispondere ai quesiti dei clienti quando ci sono le problematiche o quando ci sono delle soluzioni da trovare. Secondo, sicuramente questo deve essere costruito, ma abbiamo già visto che comunque le risposte del mercato ci sono. Terzo, il processo proprio di innovazione che abbiamo voluto dare all'azienda, quindi un percorso di digitalizzazione, servizi cloud dedicati alle imprese, riuscire a innovare anche in questo ambito, che posso assicurare che non è così tecnologico, nel senso che non ha subito l'innovazione tecnologica come in altri settori. Abbiamo voluto farlo noi, quindi crediamo in questo percorso. I venditori che oggi sono in Mozzanica, proponendo questi servizi, sono molto più efficaci. Paolo, grazie per averci raccontato questa bella realtà. Hai raccontato davvero un'azienda che sta investendo tantissimo in innovazione, un settore dove si può fare innovazione, si può portare tantissima qualità. Noi saremo contenti di presentarvi i profili che saranno ben lieti di conoscere la vostra realtà e la vostra azienda. Ti ringrazio per aver fatto questa chiacchierata con me. Buon lavoro a tutti. Grazie a te, Mattia. Buon progetto. Grazie ancora, ciao a tutti.